L'Alta Formazione Artistica e Musicale ha siglato un accordo con Alma Laurea, di cosa si tratta? Praticamente dopo la profonda trasformazione che hanno avuto i conservatori e le accademie, perché sono state parificate alle università come ordinamenti, come livello degli studi, nel sistema europeo sono perfettamente identici, era importante far aderire ad Alma Laurea anche questo segmento molto importante per l'Italia, per quello che rappresenta anche come immagine all'estero. L'alta formazione abbraccia sia tutta l'area della musica con i conservatori di musica, tutta l'area delle arti visive con le accademie di belle arti, l'area del design con gli studi sperimentali per le industrie artistiche e poi le nostre due accademie nazionali che sono un po' il nostro orgoglio, che è l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, quindi tutta l'area del teatro, e l'Accademia Nazionale di Danza per la danza. Quanti studenti rappresentate? Attualmente, prima della riforma erano 49.000, sono intorno ai 76.000. L'accordo cosa prevede? L'accordo prevede che tutte le regole che si applicano agli studenti universitari con l'adesione ad Alma Laurea si estendono completamente anche ai conservatori e alle accademie, quindi con le stesse caratteristiche. Importante per voi? Sì, è importantissimo, soprattutto in un settore artistico che avendo non grossi numeri può essere una grandissima opportunità per i nostri diplomati. Pensi per esempio a chi deve formare orchestre, se trova all'ultimo momento che ha bisogno di trovare studenti di un certo livello, quindi avendo i curricula nel mondo artistico ci sarà molta possibilità di inserirli, oppure i corpi di ballo dall'arena con i diplomati della danza, quindi è una grande opportunità. Una grande opportunità per i ragazzi. Sicuramente per i ragazzi, perché attraverso queste banche dati potremo anche monitorare il grado di successo del nostro sistema formativo, perché è impensabile che siano tutti grandi artisti o concertisti, però sicuramente avranno degli sbocchi collegati al loro mondo professionale. Quindi avete anche il coraggio della trasparenza e della valutazione. Sì, sicuramente ci teniamo perché siamo convinti che è un sistema molto produttivo, perché chi entra nel sistema artistico lo fa per pura vocazione, non è come in certe aree universitarie dove ci può essere un po' di abbandono, il fuoricorso. Sono modelli che non esistono nel settore artistico, cioè chi entra in un conservatorio per conseguire un diploma in pianoforte, in violino, vuole arrivare sicuramente al successo oppure con la danza e col teatro. Quindi è molto efficace il sistema, è sottodimensionato per la potenzialità che ha e siamo convinti che con l'adesione ad Alma Laurea possa essere un aiuto anche a far emergere questi talenti che abbiamo nel nostro sistema, farli conoscere sempre di più anche a tutte le imprese del mondo dello spettacolo.